Allora, quindi io adesso provo a riscendere di sotto perché magari ci siamo persi qualcosa insieme a Frank. Eppure siamo effeffe, sì, siamo in tre eppure ci siamo persi evidentemente qualcosa. Allora, io direi che la scala ce la facciamo tutta, ecco, tipo ascensore, già qui siamo. Che bravo il nostro Frank. Allora, porta chiusa e porta chiusa pure qua. Ok, questa proprio c'è una X, proprio mettici una croce, tipo. Allora, Inaccessibile. inaccessibile. Vediamo se ci siamo persi qualcosa. Stampante, la sedia. Questa si chiude. Attenzione, attenzione, c'è una chiave, attenzione. Prendi la chiave, però forse adesso si aprono le porte. Ma forse si aprono anche queste di porte, vediamo. Dunque, qui c'è la croce. C'è sempre la croce. Qui. C'è sempre il lucchetto. No, attenzione, abbiamo aperto la porta. Madonna, che maschera brutta, ma che è? Salve. Che cazzarola, ha preso un coccolone. Che è sta pietra? Madonna, come spara flash a sto bianco. Caricamento, attenzione, c'è una scena. Lui che massaggia una pietra. Sta cercando di toglierla da un Burundi. Ho annotato il simbolo. No, non mi dica che c'è un altro enigma, eh. Quindi? Dica? Mi scusi. Lei è veramente brutto, posso dire? Ma sta crollando tutto? Perché devi offenderlo, poverino? Beh, ma è brutto. Lo sapevo. Tutti quegli anni di profonde ricerche non sono stati vani. Attenzione, c'è un'accetta. Non la posso prendere perché già ce l'ho. Torcia pure. Ecco, dormiente immobile sotto le sabbie eterne contagianti di Alcalita. Chissà quanti millenni. Salvataggio automatico. Sotto le sabbie. No, vabbè. Ma tipo, mi posso arrampicare sulla corda e andammene così finiamo? Ecco, spara flash anche la luce di sopra. Direi che me ne vado di qua, c'è un corridoio. Si scende ancora? Vai, Frank. Corri come Vadi, se non ci vadi. fosse un domani. Qui ci sono delle statue veramente. Ah! Sembra che il corridoio sia stato sbarrato a bella posta, da questa parete decorata, su cui sono incisi scritti primordiali. A bella posta. As far as I can tell, the text talks about a guardian, a Protoplasma formless, nero, privo di glistening and forma. reflectively iridescent black protoplasm, able to mock and reflect all forms and organs. Quindi? As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless, glistening and Sei reflectively bloccata? iridescent No, black aspetta protoplasm, un attimo. Aspetta, able sta to finendo di mock and parlare, poi reflect ho all forms and aperto il organs. diario. Una tavoletta di pietra circolare. Se slingua ambroia. Una tavoletta di pietra circolare su cui si trovano simboli quasi illeggibili. Tuttavia, un simbolo che rassomiglia alla costellazione del cane maggiore sembra ripetersi più volte. L'ho trascritto nel mio taccuino. Ah, tavoletta di pietra circolare piena di iscrizioni. Viene in mente il coso delle stelle che hai fatto. Non ho nessun oggetto per ora. Ma dai, ma. Sì, ho capito, ma. Ma questa sicuramente è da abbattere. Ma non mi fa prendere la lascia qui. Mi scusi, ma voi perché siete girati da là? Boh. Torno su. Perché non mi fa prendere lascia? Se non ce l'ho. Ah, mo' me la fa prendere. No, ma è incredibile questo gioco. Se non fai una cosa. Non te fa fa un'altra. Dammi pure la torcia. Grazie. Così possiamo abbattere il muro. Questa pietra non me la fa prendere. Vabbè, andrei giù ad abbattere la roccia, come dire. Qui niente. Corri come se non ci fosse un domani, Frank. Con leggiadria. Ok, allora, torcia. Assegna. Ok,
Vai. Spacco tutto. Grandissimo. Dai così. Dai così. Gliela fai a scavalcare? Damose. Damose in leggiadria. Uffa però. Sinistra, destra. Salve. Come va? Salutali, salutali. Sì, saluto. Salve. Indicano della. Ah, vedi. Ma che è il santuario? Porca pose. Oh, porca pose. Sul colpo. Mi ha preso un coccolone, pensavo che si era mosso sto cretino. Non si fa, una botta in testa, non si muove, lascia. Allora, adesso ci devo mettere USA, vai. No, è un rebus. USA, lo devi usare, lo usi, no? Sì, lo sto usando. Allora, si è acceso un... Ok. Allora, ho capito. Devo far accendere tutte le cose. E l'ha fatto, dai. Perfetto. Quindi che devo fare? Niente. Scena. Passaggio segreto. Oddio. Passaggio segreto. Madonna, ma non possiamo tornare in superficie? Io non ce la faccio più, posso dire? Ah, vedi, spara flash e raggio sopra la statua. Vabbè, Damose. Vorrei uscire, grazie. Posso uscire da qui? C'ho un mosaico davanti, Feffe, che devo fare? Scusate, mosaico davanti. Aspetta. Attenzione, stella marina, mi serve qualcosa. Scusa, ma... quando si è aperto la porta, sì, sotto c'era un oggetto, l'hai preso? Sotto la porta? No, sotto alla stella. Ah, no. Cioè, ho visto che si apriva anche sotto. Ah, mi sembrava ecco, di aver visto un oggetto. È vero. Dai, prendi. Damose. Voglio uscire. No, lo devo mettere qua. Ecco qua. Vai. Dai così. Usciamo? Aprite i boccaporti? No, cioè, si è tirata su una lampada, voglio morire. No, attenzione. Raggi. No, non mi dici che devo posizionare i raggi. No. Si apre il mosaico? Finalmente l'ho trovato. Questo dipinto murale raffigura i continenti. Direi a metà del Giurassico. È meraviglioso e impressionante allo stesso tempo. La luce messa dal dispositivo mostra senz'altro dove si trovano gli antichi conarium. Sì, è senz'altro così perché riconosco due di questi luoghi dai petroglifi dettagliati nelle sale segrete sotto le piramidi di Shifrin. But they all had gone now. Even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. But this lowermost landmass is what we call Antarctica today. It is most probable that the structure that holds the conarium is mostly enduring still today. Sì, quindi sediamo? Niente, ma ce ne vogliamo andare da sto posto, dico io, ma boh, ma io non lo so, guarda, veramente. Me ne voglio andare io, ma veramente me ne voglio andare. Ah, aspetta, vado a prendere, forse adesso si leva anche la pietra, quella sferica. Non fa una ceppa. No, prova a tornare indietro. Sì, sto tornando indietro, infatti adesso sta crollando tutto. Oddio, non scappa. Oddio, non posso. Devo andare più presto via di qui. Sì. Damose allora. Eccola. No. Ma che cos'è? Porca puzza.
Ma io non so che è successo. Cos'era? Non lo so, è tutto buio. Ma no, sto ancora nel corridoio, io morì. Ma perché? Ma di nuovo? Ma sono morta allora? Ma no, Damose. C'è la sfera di Indiana Jones che ci insegue. Non ci voglio credere. Attenzione, di là, di qua, di su. No. Ma porca puzza, vabbè, ma dove devo andare? È tutto chiuso. Cioè, non si può, non sa. Sono morta di nuovo. Tu vai sempre dove è tutto chiuso. Vai, tu vai fino in fondo. Allora, de qua, del no, de qua, de qua. Ok, arriva la sfera di Indiana Jones e io me do, via. Damose. Vado in un corridoio chiuso comunque, non vado da nessuna parte. Quindi se guarda la casco di sotto, mo, ecco, vedi. Quindi ancora più giù, proprio nello sprofondo fondo. Nel profondo rosso. Ma io dico. Questo gioco comunque è proprio per gli appassionati di Lovecraft, perché io non è il mio genere, diciamo. Ci sono io qua con te. Sì. Allora, siamo di nuovo in nave. No. Ma cioè, ma abbiamo ricominciato da capo o no? Vi prego. Attenzione. Visto che sei morta, ti fanno ricominciare da capo. Che razzo è? C'è la melma. No. Chi è? Ah, so io. Porca buzzola. È Frank che si riflette. Accidenti. C'ha gli occhi bianchi, Fefe. Oddio. È orribile. Questo è il prezzo delle nostre trasgressioni. Il prezzo da pagare per aver infranto i limiti delle spoglie mortali. Per percorrere i cammini più solitari fra gli arcani della conoscenza. Che diavolo sta succedendo? Sopprimere le tue aspirazioni più vere è stato da sprovveduti. I tuoi preconcetti terrestri su cosa sia plausibile ti hanno fatto fuggire davanti al nostro scopo assoluto. È diventato un rettile. Ecco, si è rotto lo specchio. 7 anni di disgrazie, io te lo dico, Sì, sei pazzo. Per la ragione proprio. Non è calla. Manca poco. Ho sbloccato un achievement. Manca poco, attenzione. Ma cos'è questo? Un verme, un polipo? Ma dove siamo, madonna? Ma cos'è sta cosa? Cos'è? Io non so. Vado dritto, Damose, leggiadria, Damose. Dimmi che stiamo a uscire, per favore. Ah, ma è morto, vedi, è morto, Frank. No. Oh, God, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Ah, questo è Faust. Beh, si assomigliano. Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work, or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and
I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Else consume some of this. It will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I have such Dr. Faust! Dr. Faust! È morto il Dr. Faust. No. He's dead. È morto, sì. C'è qualcosa che possiamo prendere? No. Attenzione, sì. Che razzo è sta roba? Vuoi consumare il Diversei? Ma anche no, che schifo è, scusa. Ma no, stavo per dire sì, penso. Vabbè, se vuoi metti sì. Provo. Ah sì, io provo, però, ma che me frega. Cioè, però vabbè. Che ha più di un finale questo gioco, capito? Lo so. Quindi a seconda di quello che uno sceglie. Ah, siamo finiti come Dottor Faust. È morto Frank. Buio profondo. Oh, ci siamo risvegliati in camera. Attenzione. C'è Dottor Faust alla finestra. Ho trovato Frank. Finalmente trovato la mia risposta sotto il rimescolarsi dei sabbie. Quindi? Mente mondana. È finito con Arium! Fifi, abbiamo finito con Arium! Yeah. Allora, io ringrazio ancora una volta la Zoetrope Interactive per aver concesso la chiave alla mia redazione di Nerd Dream. Ringrazio Nerd Dream per avermi dato l'opportunità di giocare questo titolo. E le mie considerazioni sul gioco le troverete sul sito, appunto, Nerd Dream, che trovate il link in descrizione sotto questo video. Ringrazio Feffe per aver partecipato a questi ultimi episodi. Grazie a te, Laretta. Grazie a te per la compagnia, è sempre preziosa come al solito. E detto questo, io ringrazio tutti voi per aver seguito il gameplay, e spero vi sia piaciuto. Sicuramente per gli appassionati di Lovecraft, che certe cose sono molto più appropriate a loro che a me. E detto questo, ci sentiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti. Ciao ciao.